Io in uno degli ultimi video ho detto, anche ripetuto, insomma, io mi sono fatto il vaccino per il Covid, il Pfizer, tre dosi più l'antinfluenzale. Vabbè, l'antinfluenzale ogni anno l'ho fatta e secondo me mi ha salvato da due episodi di Covid che abbiamo avuto in casa, dove tutti si sono fatti una bella febbrona, tranne io e Andrea. Comunque, regà, da quando ho fatto la terza dose di quella che adesso anch'io chiamo sierogenico sperimentale, tornassi indietro non lo farei, non sono più lo stesso. Per me ha funzionato. Ora è diventata una cosa ideologica, è diventata una cosa politica. Se sei di destra non ti devi vaccinare, se sei di sinistra ti devi vaccinare. Ma te che? Poi i confini non sono così definiti, ovviamente c'è chi di destra si è vaccinato e c'è chi di... Allora poi ci sono i non vaccinati che rompono proprio i coglioni. Non so se sono tutte coincidenze, però sto sempre mezzo acciaccato. Impotenza sessuale. Nebbiolina in testa, fatico a concentrarmi. Ormai vado sempre col telefono, col... le note sull'applicazione Notepad. Ormai appena mi viene in mente una cosa che devo fare, me la metto sul Notepad, perché sennò me la scordo, me la dimentico. Che rompono proprio i coglioni. Rompono proprio le palle. Fanno così. Allora, mi sembrano appunto come quelli che camminano casa a casa e ti vengono a dare i volantini, le cose, non solo i testimoni di Geova, perché io vengo da una famiglia evangelica pentecostale. Due anni fa non ero così. E mi concentro, ma devo fare uno sforzo superiore per concentrarmi, per focalizzare su un pensiero. È come se i pensieri fossero diventati scivolosi, sfuggenti. Non riesci a bloccarli e a focalizzarli. C'ho la nebbia in testa. Leggevo che era una delle conseguenze per alcuni. Effetti collaterali, non mi veniva, ecco, vedi, poi non mi vengono in mente i vocaboli giusti. No, quel vaccino mi ha rovinato proprio. Mi avrà anche protetto dalle forme più gravi di Covid, però per tutto il resto mi ha rovinato. Li ascolto, li vedo, però poi comincio a pensare ai messaggi audio di gente che sta lì e si va a guardare tutte le comunicazioni dell'AIFA, l'agenzia del farmaco, tutte le pubblicazioni. Sì, per carità, sì, ma perché siete così? Avete fatto una scelta, non vi siete vaccinati, ok, perché dovete a ogni occasione ribadire che non vi siete vaccinati ai vaccinati? Cioè io non... un pochino come la chemioterapia, no? Magari ti salva dal cancro, però poi ti sfascia tutti gli altri organi. Però dice, che fai? Se non te la fai la chemio muori. Però se io tornassi indietro non me lo farei sto cacchio di vaccino sperimentale. Col messaggino tra le righe, e chissà se adesso ti prende l'infarto, e chissà se adesso ti senti male, e ti si addensa il sangue, capirai, con la roba che mangio io ci dovrebbe... Sì, non si è vaccinato, non si è vaccinato, poi se crepa di virus, cavoli suoi. Tanto, regà, quando si muore, il problema è di chi rimane, non di chi va via.